Benvenuti a questo weekly vlog. Il lunedì inizia letteralmente con i fiocchi. Lavoro, lavoro, lavoro e post lavoro prestazione al domicilio. Ragazzuoli, buonasera. Eccomi tornata. Ormai sono già le 5, insomma. Oggi è appunto lunedì 30, quasi finito agosto, inizia quasi settembre. Mamma mia, ragazzi, veramente mamma mia. Da brividi. Ho finito di lavorare un po' tardino, poi sono andata a fare il tampone appunto al domicilio. Il tempo di tornare a casa sono già le 5. Vorrei andare in palestra, adesso devo capire un attimino cosa fare perché vorrei andare. Cioè, prima vorrei fare un attimino merenda. Sono abbastanza stanchina. Comunque viaggiare a destra e a sinistra abbastanza stanca, insomma. Adesso penso che mi metto un attimino a fare merenda. Inizio anche questa settimana questo weekly vlog. Vediamo quanto reggo con questi weekly vlog. Spero che siano apprezzati e che vi tengano compagnia, che comunque vi piacciono. Ogni volta quando vado a fare i tamponi domiciliari è sempre un delirio come smaltire il materiale, veramente. Perché io in realtà la maggior parte delle volte chiedo un sacchetto per l'indifferenziata, metto dentro le cose e poi me le porto, cioè me le porto dietro in sede e poi smaltisco lì. Però c'è veramente che rottura, che rottura. Questa è forse un po' la sfiga, insomma, delle prestazioni al domicilio, perché poi ovviamente ti devi organizzare perché non è come in sede che c'hai tutto. Mi sono anche messa direttamente cioè, mi sono lasciata direttamente la divisa. E tanto domani poi quella lì, insomma, la metto a lavare. Perché onestamente andare comunque a casa di persone, di sconosciuti senza. Cioè, anche se sono bardata, comunque sotto io ho i miei vestiti. Ed è una cosa che onestamente non mi piace, cioè non mi piace per niente fare, quindi ho detto: ma sì, senti, cioè, tanto per fortuna io faccio tamponi al domicilio sempre nella zona dove lavoro, quindi comunque sono distanti quanto 5-10 minuti, massimo 15 minuti. Buongiorno, oggi è martedì. Stamattina sono già stanca. Speriamo non piova, cioè non ho neanche l'ombrello, vabbè. Buon pomeriggio, allora io, mamma mia ragazze, sono finalmente tornata a casa. Lavo un attimo le mani, scusatemi, e svuoto la schiscetta che sarà lì a marcire. Abbastanza tardino in realtà, sono le 5 e mezza, vabbè. E niente, io sono andata a fare due tamponi al domicilio, così almeno con questo ho chiuso la fattura di agosto, perché oggi appunto è il 31 ed è martedì, da domani è settembre. Allora, eccomi qua, io sono tornata a casa, in realtà è già passato un bel po' di tempo perché sono rimasta al telefono fino ad ora, in realtà ho fatto cose di lavoro, quindi, cioè, vabbè. Veramente io se dovessi perdere il telefono sarei persa totalmente, cioè vabbè. Comunque sì, adesso mi sono un attimo ripresa perché ero stanchissima, siamo a metà settimana, io di solito già il mercoledì barcollo, ma non mollo, il giovedì sono uccisa, il venerdì pure, il sabato non vi dico e poi arriva la domenica che devo fare un sacco di cose, quindi vabbè. Marco torna venerdì, quindi questo. E niente, adesso voglio programmarvi che spavento un video. Sto programmando, ci stiamo programmando insieme a una mia amica di farci un tatuaggio. E quindi stavamo parlando, mi sono veramente persa. Oggi ho finito verso le 3:30, insomma, al mio solito orario. Non ho fatto tamponi, sono tornata a casa, ma ero devastata, vi giuro. E in realtà adesso mi dovrei mettere all'opera. Mi sono un attimo riposata, però devo fare un po' una scaletta di un video che voglio farvi. E adesso vediamo un attimino come insomma, se riesco a programmarlo per bene. Giovedì 2 settembre.
Fanciulli, buon pomeriggio. Allora, io sono a casa, oggi ho staccato prima da lavoro in realtà e niente, quindi sono tornata a casa, ho avuto il tempo anche di mettermi a montarvi un video, così almeno per vostra gioia finalmente arriverà il video tanto atteso. Penso che ora di questo weekly vlog il video sarà già uscito e mal che vada ve lo lascio anche qua nel link in alto, così se lo volete andare a vedere, ovvero ho deciso finalmente di registrare un po' tutto quello che è successo dopo l'università a livello lavorativo, diciamo così. Non so neanche come lo intitolerò questo video, ma niente, ho mangiato e fra poco vado a rifarmi queste unghie terribili. Cioè, a parte la ricrescita pazzesca, io le ho semplicemente solo limate. Adoro questo colore, quindi non so se le rifarò di questo colore. In realtà le voglio fare in vista solamente del matrimonio. E poi penso che la smetterò, insomma, di sperperare tutti i miei quei soldi in ste c***e. Fondamentalmente, però non lo so, nel senso che voglio tenere come unica cosa cioè che farò ogni mese le ciglia e basta. Niente, devo decidere il colore, però in realtà avevo chiesto se si poteva anticipare l'appuntamento, ma purtroppo sono pieni, quindi mi hanno anticipato solo di mezz'ora. Avrei dovuto avere l'appuntamento alle 16:30, invece ce l'ho alle 16. Ok, ho letteralmente perso la clip in cui vi faccio vedere le mie unghie stupende. Sono andata a riesumare una storia di Instagram. Noi ceniamo con Rodhouse stasera, qua ci sono le cheese ball, qua ci sono i panini, abbiamo preso bacon Swiss tutti e tre, mio papà sta parcheggiando, qua ci sono le patatine, qua c'è altro panino, qua ci sono altre patatine, queste le abbiamo messe via per mio papà, io e mia mamma abbiamo una fame, quindi stiamo già mangiando le patatine, vero? Guardate che tornado, Ciao. chiamole! Noi ci vediamo alla calpe di carta. Buon appetito. Ti amo. Io di più. Fanciulli, buongiorno. Aspettate che non mi faccio vedere un minimo. Allora, io devo praticamente scappare al lavoro, letteralmente, perché stamattina, ma a parte che è grigissimo, ho fatto tardissimo, sono tornata ieri a Monza, quindi in realtà sono un attimo ancora scombussolata. Che ieri è tornato Marco, io ho comunque finito tardi, come al solito, di lavorare e perciò ho recuperato quello che potevo recuperare a casa dei miei, ma oggi devo recuperare lo stesso, tanto mezzogiorno finisco e perché faccio ridotto, magari accendo le luci. E niente, dai, ci vediamo dopo, così concludo con questo weekly vlog. Ok, non sono più riuscita a filmare niente, quindi stavo tornando a casa dopo lavoro. Fanciulli, buongiorno. Allora, stamattina oggi è domenica e non sono neanche le 8. Stamattina mi sono svegliata prestissimo perché Marco aveva mattino e doveva andare a lavoro. Sapete che io invece la domenica non lavoro. E niente, mi sono resa conto che non ho fatto una conclusione al weekly log perché lui è tornato il 3 di settembre, ma ovviamente, cioè, eravamo, come si dice. Cioè, io sono stata comunque impegnata venerdì perché sono tornata qua, avevo portato un po' di cose, comunque anche lui si è sistemato le sue cose, ci siamo mangiati la pizza di rientro insieme, che noi la prendiamo sempre in questo posto qui a Monza, che purtroppo a Milano non c'è più perché causa Covid ha chiuso lo store, cioè il ristorante a Milano, però si chiama Vito Antonio's Pizza and Burger, tipo una roba del genere. Comunque, alla fine il proprietario è un nostro amico e ordiniamo praticamente una volta a settimana la pizza da lui. E niente, quindi vabbè, sono stata un po' presa. Sabato sono andata a lavoro, sono tornata che ho mangiato dai miei velocemente, mi sono fatta fare una schiscetta per Marco perché qua in casa non abbiamo cibo. E in realtà vorrei prendere qualcosa, cioè adesso oggi vorrei andare anche a fare la spesa. E niente, insomma, quindi questa è la situazione, non sono riuscita più a vloggare, però ho deciso che adesso stamattina ne approfitto, mi sono svegliata presto perché dovrei andare a fare colazione con una mia amica e monto un vlog, questo qui, così almeno ve lo preparo per domani. E niente, basta, volevo farvi solamente un mini saluto, ci vediamo nell'altro vlog. E niente, baci!